Trovo che Mika è particolare perché riesce a come dire, sbarazzarsi di qualsiasi regola e di qualsiasi stile e va, anche se naturalmente ha il suo stile, che è questo, quello di andare in una specie di mondo che sta fra la musica, la favola, il racconto di un bambino, il racconto di un adulto e salta fra le parole e la musica come un folletto. In qualche modo veramente credo che non ci sia nessuno come lui. Per certe cose ricorda quasi per l'Italia una specie di nipotino di Paolo Poli, anche se credo che lui non sappia nulla di Paolo Poli, non lo riguarda, però lui non lo sa, ma è questo il suo essere speciale. Io credo che quegli anni, 67, 68, fino agli anni, insomma, la fine, fino agli anni 70 e poi anche tutto quello che è seguito dagli anni 70 in poi, insomma, siano stati anni che hanno segnato la vera rivoluzione nel mondo, perché è arrivata la giovinezza, è arrivata la fantasia al potere, quello che adesso non c'è più, perché poi questo momento è stato duramente punito, perché forse era pericolosa la fantasia al potere, e non cambierei niente dopo gli anni. Io sono stata chiamata per in qualche modo evocare l'ospite immaginata che è Anna Magnani. E io l'ho fatta in cinema, in un film di Rizzani che era Celluloide, dove io facevo Anna Magnani. E quindi canterò una piccola cosa che è una canzone napoletana che però lei amava molto, e quindi canterò questa cosa che in qualche modo è legata a lei. E poi semplicemente parleremo un attimo io e Mika, e poi forse dirò due o tre versi da una cosa che mi piace molto, che fa parte di uno dei miei spettacoli in musica, che era Corpo Celeste, qualcosa che secondo me è sempre attuale, anche se appartiene a un'autrice del passato e che secondo me sarebbe utile vivere adesso.